Festival di Sanremo, la nave, il costo dei biglietti. Il Festival di Sanremo attira sempre l'attenzione di milioni di persone e manca sempre meno a Sanremo 2024. Uno degli aspetti che incuriosiscono di più il pubblico, riguarda la nave da crociera che sosta proprio presso Sanremo e che permette di godere ai presenti l'esperienza del festival. Amadeus l'ha definito un palco galleggiante, ed è proprio lì che si esibiscono alcuni cantanti che vengono invitati appositamente per l'occasione. Quest'anno sono stati scelti Tedua, Gigi D'Agostino, Paul Sinclair e Bresce. Per quanto riguarda i prezzi, vengono messi a disposizione diversi pacchetti che possono essere scelti in base al costo o alle proprie esigenze. Uno dei più scelti è l'Opening Sanremo e, come suggerisce il nome, permette di assistere alla grande apertura del Festival di Sanremo. Va dal 3 al 7 febbraio, e costa 449 € a persona, un prezzo che può salire in base alla cabina che viene scelta. Il soggiorno dura 5 giorni e 4 notti, e permette di assistere all'esibizione di un ospite a sorpresa la domenica sera, e all'apertura di Sanremo il 6 febbraio, nonché all'esibizione di Tedua. Chi vuole assistere alla finale può scegliere il Gran Finale Sanremo, che costa 799 € a persona visto che avviene nel momento cruciale di Sanremo. Chi sceglie questo pacchetto assiste a tutte le esibizioni degli artisti sulla nave, ed in più può godere dal vivo di tutte le giornate del festival tranne quella di apertura. Esiste poi un pacchetto che è uno dei più scelti e dei più amati, oltre che dei più suggestivi, chiamato Sanremo Full Experience. Come suggerisce il titolo, è un'immersione totale nell'atmosfera sanremese che permette di godere di ogni singolo giorno di questo periodo. La durata è di 9 giorni, dal 3 all'11 febbraio, e permette di assistere ai giorni precedenti al festival, alla sua apertura e al suo gran finale. In questo modo è anche possibile assistere a tutti quanti i live previsti a bordo della nave da crociera, compreso quello della finale. Il costo è ovviamente il più elevato e si parte da 1.099 € a persona, e anche in questo caso la cifra può variare. L'itinerario della crociera prevede che si parta da Savona e che poi si ritorni a Savona l'ultimo giorno, concludendo quindi l'esperienza. In questo modo gli appassionati del festival possono vivere l'esperienza da vicino e allo stesso tempo assistere a qualche esibizione dal vivo dei cantanti più in vista del periodo. Voi che cosa ne pensate? Vi piace il Festival di Sanremo e vorreste salire sulla nave da crociera? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.